Eccoci qua, ho deciso di riesumare una mia vecchia rubrica che avevo iniziato sul mio canale YouTube un paio di anni fa, no, ormai saranno forse tre, che si chiamava Rassegna Stappa, ovvero le notizie del mondo del vino dagli Stati Uniti. Quindi anziché rassegna stampa, rassegna stappa, perché stapperemo insieme le ultime notizie riguardo appunto al mercato degli Stati Uniti, quello che succede qui, insomma, tutti gli aggiornamenti che posso darvi da oltreoceano. Quindi, senza chiacchierare ulteriormente, andiamo a vedere le notizie di questa settimana. Beh, in piena emergenza coronavirus ovviamente si parla di riapertura delle cantine, di riapertura dei ristoranti, gli Stati Uniti stanno scalpitando, tantissimi stati hanno già dato il via alla fase 2 e anche alla fase 3, l'America è un po' divisa in due tra New York dove c'è comunque ancora un'emergenza piuttosto pressante e la California dove diciamo c'è un'emergenza moderata che comunque sta rientrando e altri stati invece dove l'emergenza fondamentalmente non c'è mai stata e che quindi dicono giustamente noi vogliamo tornare a vivere e a lavorare. Quindi c'è un po' tutto un dibattito su insomma chi deve riaprire, chi non deve riaprire, ogni stato ha le sue regole. In generale però la buona notizia è che a breve riapriranno le cantine, tant'è che il Wine Institute, che è una delle associazioni, anzi è l'associazione delle cantine dei produttori più grande negli Stati Uniti, stiamo parlando di più di 1000 associati, quindi rappresenta proprio i produttori del mondo vinicolo statunitense. Il Wine Institute ha stilato un protocollo in accordo con i vari governi di regole per la riapertura delle cantine. Le cantine veramente hanno tanto bisogno di riaprire perché quasi il 70% delle vendite del vino locale negli Stati Uniti, parlo in particolare della California dove la maggior parte delle cantine sono concentrate, deriva dalle vendite dirette in cantina, quindi vogliono assolutamente riaprire e avere la possibilità di ospitare appunto gli estimatori che vanno a degustare il vino. Quali sono queste regole che sono state diciamo concordate tra il Wine Institute e il governo federale e poi i vari governi statali le applicheranno? Sono un po' le stesse che sono state raccomandate anche per i ristoranti, ovvero di non accettare gruppi di più di 6 persone, di accettare degustazioni solo su appuntamento e di garantire i 6 feet di social distancing. 6 feet sono praticamente 1,80 m, quasi 2 metri di distanza di sicurezza tra i tavoli e anche tra la persona che conduce il tasting e gli ospiti. Quindi le cantine si stanno attrezzando adesso per garantire queste distanze e dicevo sono le stesse disposizioni che vengono suggerite per i ristoranti, anzi qualcuno le ha già messe in atto perché dal 4 maggio, quindi da qualche giorno, in alcuni degli stati dove l'emergenza non c'è stata fondamentalmente, le grandi catene di ristoranti hanno già riaperto. Sto parlando per esempio di Landry's, che è una catena che ha all'attivo centinaia di ristoranti negli Stati Uniti, tra cui Del Frisco, Morton e altri grandi brand, e hanno riaperto applicando le nuove disposizioni e purtroppo con le nuove disposizioni c'è bisogno di tanto spazio per riuscire a far consumare di nuovo il cibo in loco nel ristorante, quindi non da asporto. E l'associazione appunto dei ristoratori degli Stati Uniti sta dicendo che la maggior parte dei ristoranti, salvo queste grandi catene, non riuscirà a sopravvivere con il 25% di fatturato, perché questi sono i numeri di cui si parla con la riapertura e le nuove disposizioni. Quindi, siccome bisogna ridurre la capacità di coperti, si arriverà a fatturare più o meno il 25% rispetto all'ammontare totale che si fatturava in tempi normali. E quindi dicono come facciamo noi a stare in piedi con il 25%? Ed è un problema che avremo un po' tutti a livello mondiale, però qui si stanno già cimentando con queste nuove regole per vedere come va. Quindi li teniamo monitorati e nei prossimi episodi della rassegna stampa vi darò ulteriori informazioni a riguardo. Cambiando argomento, diamo qualche dato sui consumi. Allora, abbiamo già visto i dati nelle settimane precedenti, se mi avete seguito, abbiamo visto i dati sulle vendite di vino che sono aumentate durante il lockdown, quindi questa è una notizia positiva, ma infatti
avvalorata questa notizia dal fatto che invece altri comparti delle bevande alcoliche stanno un po' soffrendo, in particolare la birra. C'è stato un calo dell'11% del consumo di birra e questo dato viene dato dai colossi della birra come Budweiser, Corona, Heineken, eccetera. Hanno registrato nell'ultimo mese meno 11% di vendite, quindi possiamo forse immaginare che gli americani abbiano riscoperto un pochino il vino rispetto ad altre bevande durante questo lockdown, anche perché hanno iniziato a cucinare, cosa che non è esattamente automatica per gli americani, che di fatto mangiano fuori in tempi normali 4 sere su 7 a settimana, invece adesso si sono tutti riscoperti, insomma, chef e panificatori, un po' come gli italiani, quindi è più facile a casa aprirsi una bottiglia di vino da condividere anche con gli altri commensali piuttosto che farsi un cocktail o ordinarsi un cocktail che richiede comunque più sforzi, più ingredienti, e quindi hanno riscoperto il consumo di vino. Chissà se questa abitudine rimarrà intatta anche dopo la riapertura, quando ci sarà. Un'altra notizia che vi volevo dare è che sempre il Wine Institute, a proposito di riaperture e di riorganizzazione delle cantine, anche in virtù del fatto che certi eventi saranno per forza in forma digitale, il Wine Institute, quindi questa grande associazione dei produttori, ha organizzato una serie di webinar e di corsi per il marketing digitale online per tutti i produttori statunitensi. La trovo un'iniziativa meravigliosa perché in questo momento le cantine hanno bisogno di formazione e quindi questa associazione dei produttori la dà in forma quasi gratuita perché chiedono un contributo di $20 per partecipare a 4 seminari in un mese, quindi uno a settimana, tenuti da veramente grandi esperti di marketing e di marketing digitale, quindi è una sorta di contributo che poi tra l'altro va in un fondo destinato alle cantine in sofferenza, quindi una bella iniziativa. E ci tenevo a segnalarla perché mi piacerebbe anche vedere, insomma, che in Italia le associazioni si uniscano per dare gli strumenti ai produttori per traghettarli in questo periodo difficile. Chi lo sa, sono un utopista, prima o poi riusciremo a fare squadra anche noi, chi lo sa. Altra notizia che volevo darvi sono due notizie di costume, di colore, per chiudere un po' con qualcosa di divertente. Allora, la prima è che questa associazione di Sonoma, che è a nord della California, un'area vinicola importante a nord della California, l'associazione si chiama Wine Road, è un'associazione culturale e che diffonde la cultura del vino, finanziata dai produttori, ha creato questo video parodia della canzone di Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover, l'hanno rivisitata in 50 Ways to Get Your Wine, e quindi inserirò una clip di questa canzone qui fra poco, e vi lascerò poi anche il link per andarla a vedere perché è veramente esilarante. E è un altro esempio di come gli americani comunque riescono a trovare positività e riescono a reinventarsi al volo e a fare marketing in un secondo appena la situazione lo richiede. Quindi ci tenevo, insomma, a farvi vedere un esempio di marketing alternativo per far arrivare un messaggio ai clienti che il vino, insomma, viene consegnato in tantissimi altri modi e ci sono 50 modi per avere il tuo vino durante il lockdown, quindi ve lo inserisco. The problem is tasting rooms are closed, she said to me, but the answer is easy if you take it logically. Let wine restock your car. Then just drive away, there must be 50 ways to get your wine now. 50 ways to get your wine now. We'll put it in the back jack, just pop the trunk, mom. Load up the Chardonnay, Ray, and set yourself free. We'll car hop the Merlot Joe, pass the Rosé Jay, and off the Pinot Gino, and just drive away. Drive through to pick up a case or two. We won't touch your handstand, just listen to me. Stay in your truck, Chuck. We're all wearing gloves, love. It's as safe as can be, but just drive away. Come get your sin in, pick up a case, Grace. Everything is clean, G. Just listen to me.
che vi segnalo invece è il lancio di questo vino di cui vi racconto adesso da parte di una cantina del Brasile che si è inventata un modo per intrattenere i propri estimatori del mondo durante la quarantena. Praticamente producono un metodo classico principalmente da Pinot Noir, fatemi controllare, e Chardonnay che viene consegnato al cliente a casa senza essere sboccato. Quindi la sboccatura viene fatta dal cliente, quindi ci sono tutte le istruzioni allegate per congelare la bottiglia di vino, anzi la devi tenere una settimana ovviamente rivolta verso il basso per far cadere tutti i sedimenti nel collo della bottiglia, poi la devi congelare e poi praticamente la sciaboli e te la sbocchi da solo a casa. L'ho trovata una cosa divertente, la vendono a $26 e puoi anche degustarla senza la sboccatura, a quel punto è un pétnant, quindi un vino frizzante con il residuo dei lieviti di tutt'altra natura rispetto a un metodo classico, però l'ho trovata una cosa così divertente, vi metto il link anche di questo. E questo è tutto per l'edizione di questa settimana, vi aggiorno non appena ci sono altre notizie da stappare insieme dagli Stati Uniti. A presto!